Dunque, noi oggi volevamo raccontarvi una cosa che secondo me è molto bella e nuova, e cioè il fatto che abbiamo discusso con i ragazzi che fanno parte della realtà del Partito Democratico, molti di loro sono stati eletti all'interno dell'Assemblea Costituente, altri no, altri hanno rappresentato le organizzazioni giovanili dei partiti. Abbiamo pensato un pochino come far vivere una presenza del Partito Democratico tra i giovani. I ragazzi mi hanno scritto una lettera, Gianluca Lioni, Luigi Madeo, Luciano Nobili, Pina Picerno, Fausto Rasciti, Michele Samoggia, Roberto Speranza e Mattia Stella. Mi hanno scritto una lettera molto bella, che è frutto, diciamo, di una loro valutazione, di una loro riflessione sul modo in cui poteva nascere questa presenza del Partito Democratico tra i giovani. È arrivato Mattia? Ci sei, Mattia? Vai. Sì, vabbè, pure gli altri, dai, metti a sedere. E l'idea dalla quale loro sono partiti e che ha trovato Dario, me e tutto l'esecutivo ieri assolutamente non d'accordo ma entusiasta, è l'idea di far nascere con delle primarie dei giovani. Cioè, non fare la riunione dei movimenti giovanili, non fare una cosa, ma fare delle vere e proprie primarie tra i ragazzi. Quindi primarie che si faranno davanti alle scuole, nelle università, davanti alle discoteche, davanti alle librerie, insomma, troveremo tutti i luoghi di aggregazione giovanile. E per il mese di marzo pensiamo di fare delle primarie che costituiscano attraverso di marzo, ho detto, sì, sì, attraverso nel mese di marzo, delle primarie che costituiscano il movimento dei ragazzi, dei giovani del Partito Democratico, lo costituiscano in ogni realtà e poi lo costituiscono a tutti i livelli, comunale, provinciale e nazionale. Ci sembra la metodologia più bella, più aperta, è un investimento sui ragazzi con il quale il Partito Democratico è nato, perché ricordiamo che abbiamo fatto le primarie in cui hanno votato i sedicenni. Pensiamo di, adesso definiremo meglio le regole, ma insomma pensiamo di fermarci prima dei 30 anni e di cominciare un po' prima dei 16, in modo tale che i ragazzi possano scegliere i loro rappresentanti a partire proprio dalle scuole. Pensiamo di fare un meccanismo che non sia un meccanismo di liste, ma sia un meccanismo di chi si vuole si iscrive e poi si viene votati, molto semplicemente e molto naturalmente. E, insomma, penso che sia un segnale importante, nuovo, di un partito che nasce riconoscendo un'autonomia, una specificità, proprio nella formazione dal basso dell'esperienza di una presenza tra i ragazzi, tra i più giovani, che sia una presenza forte, autonoma e qualificata. Noi vi daremo poi la lettera che i ragazzi mi hanno scritto e la risposta che io gli ho inviato. E naturalmente si utilizzeranno tutte le nuove tecnologie, si utilizzerà internet, si utilizzeranno tutti i mezzi di comunicazione più moderni e tutti i luoghi nei quali i ragazzi stessi si ritrovano. Però ecco, è la prima volta che credo succeda nella storia, è l'ennesima prima volta della vicenda del Partito Democratico, è la prima volta che nasce così un movimento di giovani in politica, nasce attraverso l'esercizio di una forma democratica la più bella, la più corretta, la più ricca, che è l'espressione del suffragio universale dei ragazzi attraverso la possibilità di avere migliaia e migliaia di ragazzi che vanno a votare e eleggono i loro rappresentanti all'interno di un partito. Questa è l'idea. Dario aggiunge qualcosa e poi loro, che sono coloro dai quali è nata questa idea, la racconteranno meglio. Ma io devo aggiungere pochissimo, se non che c'è già stata una forte partecipazione di giovani alle primarie del 14 ottobre, perché sapete che abbiamo introdotto questa possibilità del voto ai sedicenni e sono state migliaia i ragazzi anche sotto i 18 anni che hanno già deciso di dare attraverso il loro voto, diciamo, una disponibilità alla partecipazione nel processo del Partito Democratico. E in queste settimane di costruzione del partito da tutta Italia arrivano segnali che la rete consente naturalmente di avere un contatto diretto, di ragazzi che si offrono, che mettono a disposizione
una parte della loro giornata e del loro impegno e che chiedono dei luoghi in cui tradurre immediatamente in operatività questa loro voglia. E quindi, insomma, l'idea è veramente un'idea straordinaria e che consentirà anche in questo caso dall'inizio di mescolare i giovani che vengono da Sinistra Giovanile, i giovani della Margherita, con tutti quelli che insomma vogliono cominciare qua un percorso politico e non hanno anche per ragioni anagrafiche un'appartenenza a un'organizzazione giovanile precedente. Sul tema presenza di attualità, diciamo, delle organizzazioni giovanili di partito o meno, insomma, si è sviluppato negli anni un dibattito molto forte. Naturalmente chi di noi, come sottoscritto, come Walter, abbiamo iniziato il nostro percorso dentro delle organizzazioni di giovanili di partito di qualche anno fa, ma insomma quelle sono palestre straordinarie di confronto, di impegno, di autoformazione. Ci si misura non soltanto con i problemi, ma anche con la gestione dei problemi, quindi sono veramente delle palestre straordinarie. L'idea delle primarie, quindi che è aperta a chiunque vuole votare, vuole candidarsi e vuole insomma mettersi a disposizione di un disegno, e anche l'idea di lasciare un margine di libertà, cioè le primarie stabiliscono appunto alcune regole, ma ha ricordato Walter, sono indispensabili naturalmente le modalità di voto, l'età, tutte cose che discuteremo nei prossimi giorni, ma poi diciamo ci sarà una totale autodeterminazione della forma nel rapporto col partito, nella forma organizzativa, con molta creatività e molto utilizzo di tutto ciò di nuovo che c'è oggi nel sistema della comunicazione che i partiti fino adesso hanno tardato a sfruttare, a cominciare dalla rete. Grazie. Pina, prima Pina, poi Rashid. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Noi, come dire, rischiamo di mandare in pensione, credo, le tre scimmiette più famose della politica italiana. Insomma, le conoscete bene, no? Non vedo, non sento, non parlo. Io credo che il Partito Democratico e i giovani del Partito Democratico hanno deciso di sintonizzarsi con la nostra generazione, hanno deciso di ascoltarlo, hanno deciso di parlare ai giovani di questo paese e di coinvolgerli in qualche modo, di provare a coinvolgerli. Lo faremo attraverso un percorso assolutamente aperto, assolutamente arioso. Abbiamo deciso di spalancare le porte e le finestre di questo percorso appunto che ci troviamo davanti e costruiamo insieme a tutti quanti i ragazzi che hanno voglia di lavorare e di partecipare insieme a noi. Lo faremo ripartendo in qualche modo dalle politiche, dalle idee, dalle grandi questioni, dai grandi dibattiti che vogliamo stimolare, non tanto quindi dagli organigrammi, perché vedete, noi l'abbiamo scritto nella lettera, c'è un filo rosso sottilissimo che unisce i monaci birmani in fila che lottano per la democrazia, i ragazzi che hanno affollato i concerti quest'estate del Live Art e i ragazzi che ogni giorno fanno volontariato in Italia. Noi vogliamo riscoprire questo filo rosso, lasciarci guidare da questo filo rosso e utilizzarlo appunto come guida in questo percorso che vogliamo vivere, lasciateci dire, anche con molta leggerezza. Perché la leggerezza per noi rimane la sfida più importante, oltre che la legge di gravità, noi diciamo spesso, alla politica italiana. La sfida cioè di un impegno, deciso ma nello stesso tempo sorridente, faticoso ma nello stesso tempo spensierato. La sfida di una politica un po' più lieve ma molto più ambiziosa rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni. Per far tutto questo noi siamo convinti c'è bisogno della nostra fantasia, c'è bisogno della nostra creatività, che è quel talento tutto italiano che ci rende assolutamente unici al mondo e che consente, diciamo, a quattro ruote di diventare la Ferrari e a tre canti che di diventare la Divina Commedia. E io credo che la nostra fantasia, la fantasia dei ragazzi e delle ragazze che avranno voglia di darci una mano, consentirà al Partito Democratico, che già è diventata la vera novità della politica italiana, e consentirà ai giovani del Partito Democratico di diventare davvero la vera novità del Partito Democratico, che è già una cosa nuova. Grazie Pina. Fausto, scendi. È arrivato Michele Samoggia, è lui. Gli facciamo un applauso. Benissimo. Io credo semplicemente questo, credo che mettere all'ordine del giorno, a
pochi giorni dalla nascita del Partito Democratico, alla questione delle giovani generazioni, come le giovani generazioni saranno presenti all'interno del progetto politico del Partito Democratico, il come il Partito Democratico imponga in cima alla propria agenda il tema delle giovani generazioni sia un fatto straordinario, di straordinaria portata, direi quasi rivoluzionario per i canoni della politica italiana. Siamo stati abituati in questi anni a conoscere una politica incapace di pensare se non in termini di cicli elettorali dei prossimi 5 anni, dei prossimi 3 anni. Pensare una politica per le giovani generazioni significa pensare una politica che abbia la capacità di disegnare una prospettiva che vada qui ai prossimi 10, ai prossimi 15 anni. E questo per una politica fragile, come abbiamo conosciuto fino ad oggi in questo Paese, è una novità, secondo me, di straordinaria portata. Io credo che l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, per come si configurerà, per le forme che prenderà in futuro, rappresenti una straordinaria occasione per consentire alle giovani generazioni di dare il proprio contributo a questa sfida, per consentire alle giovani generazioni di costruire una politica che abbia il respiro di cui questo Paese ha bisogno e di cui in primo luogo le giovani generazioni hanno bisogno. Questa è la cosa che noi vogliamo fare, l'impegno che ci vogliamo assumere di fronte ai giovani di questo Paese, cercando di costruire un percorso il più aperto, plurale, diversificato possibile, capace di parlare tanti volti delle giovani generazioni in Italia, che sono le ragazze e i ragazzi costretti ogni anno a emigrare dal Sud, sono i ragazzi che stanno costruendo nel mondo del sapere, l'università, della ricerca, i propri percorsi di vita, sono i ragazzi costretti spesso a vite precarie, in un mondo del lavoro instabile, incerto. Ecco, queste sono alcune delle voci, credo, delle giovani generazioni in questo Paese, sono le voci che questa organizzazione e questo partito soprattutto dovranno impegnarsi a rappresentare. Grazie. Allora, la leggerezza a cui accennava Pina è dimostrata dalle fronti sudate mie e di Michele, che siamo arrivati, chiedo perdono, pietà, in ritardo. Io ho messo il record della pista qui a Circo Massimo, dalla metro, sono arrivato qui. Che cosa posso dirvi? Io credo che questa sia una grande occasione per tutti noi. Ho, credo come tutti i partecipanti a questo primo momento in vista delle primarie dei ragazzi, un'ambizione fortissima, quella di vedere coinvolte persone, ragazzi normali, ragazze con ambizioni semplici, molto concrete e precise. Io immagino di poter coinvolgere una serie di ragazzi, una serie di ragazze, di persone che vivono quotidianamente delle difficoltà nel loro esercizio di studenti, nel loro esercizio di attività lavorative, nella loro vita quotidiana per l'appunto. Lo sforzo che stiamo mettendo in campo parte oggi, evidentemente l'ambizione è quella di allargarla tantissimo a tutte le forme di partecipazione formale e informale dei ragazzi. Mi permetto di aggiungere che l'obiettivo è anche quello di sì fare una consultazione per costruire un movimento giovanile, ma al tempo stesso per chiedere ai ragazzi quali sono gli obiettivi che questa organizzazione deve avere, i temi su cui dobbiamo incentrare il nostro sforzo e il nostro lavoro. Chiudo dicendovi, quando penso a questo nostro obiettivo, a questa nostra meta ambiziosa, mi viene in mente un film, un cartone animato, The Bug's Life, dove tanti animaletti individualmente presi non riescono a portare più, diciamo, a compimento la loro attività, e uniti salvano il popolo delle cicale dall'avvento di altri animali che li aggrediscono. Noi giovani viviamo molto spesso condizioni di disarticolate forme di aggregazione. Questa è un'importante occasione per mettersi insieme e raggiungere obiettivi ambiziosi. In più, e chiudo, questo accadrà nell'anno in cui ricorreranno i 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Credo che possa essere anche un'occasione straordinaria di dimostrare come noi giovani, a distanza di 60 anni, sentiamo quel documento, quella carta, non solo come un'enunciazione di principi e di valori, ma come uno strumento attraverso cui affermare le nostre libertà, i nostri diritti e i nostri diritti e i nostri spazi di partecipazione. Grazie. Michele? Sì, penso, scusate, chiedo scusa anche io per il ritardo. Penso ci sia poco da aggiungere sullo spirito che ci spinge in questa impresa delle giovanili. E penso quello a cui dovremmo puntare sia ripercorrere anche quello che hanno fatto poi il Partito Democratico dei Senior, di coinvolgere una fetta
Ma perché una volta ho detto... Perché siamo offesi? Non so che termine usare, scusate. Di coinvolgere una fetta della società che non si era mai iscritta a partito, non aveva mai partecipato e che invece poi è andata a votare in massa alle primarie del 14 ottobre. Il senso delle giovanili può essere quello di coinvolgere tanti giovani che fanno politica in tantissimi modi, che hanno fatto parte in questi anni delle giovanili di partito attivamente, di cercare di avvicinare tutti quei ragazzi che molto spesso sì, sono delusi dalla politica, ma che molto spesso non hanno neanche mai cercato di avvicinarci sì, in maniera concreta. Io mi dispiace ripeterlo, quel famoso giorno del V-Day, pensavo che ci fossero troppi giovani che avevano speso troppe poche lacrime per gridare quella parola a 20 anni, sì. Non penso ci sia stato neanche il tempo per combattere e per dire certe parole alla politica. Penso che ci debba essere un impegno concreto di noi di promozione di politiche, di studio di cosa è stata la politica italiana in passato per capire e per migliorare, di servizi ai cittadini che noi ragazzi dobbiamo fare preoccupandoci dei problemi che sono a noi più cari. Grazie. Io volevo solo dirvi, naturalmente, Pina Picerno è dei giovani della Margherita, Fausto Rasciti, la sinistra giovanile, Mattia Stella è stata una delle persone più impegnate attorno ai temi della Costituzione, Michele Samoggia è uno dei ragazzi che si sono più impegnati sui temi dell'Africa. Mentre parlavamo ci è venuta un'idea che possiamo già comunicare, e cioè avevamo detto a marzo... La cosa migliore è farla il 21 marzo, il primo giorno di primavera che cade di venerdì, ed è anche questo un segnale e ha un valore simbolico. Poi è già attivo questo sito che è un blog www.fermentidemocratici.ilcannocchiale.it. fermentidemocratici.ilcannocchiale.it. Allora, ci sono domande? Se non avete domande, grazie a tutti.